più sofferta delle altre e forse per questo anche più bella. La terza sinfonia del Catania è arrivata di rigore contro l'Andria in un Massimino bellissimo, con 10, forse 12.000 persone sugli spalti e un tifo costante che ha aiutato la squadra a non mollare. Difficile dividere i meriti per questo terzo successo consecutivo, probabilmente il primo vero successo di tutti. Del pubblico, certo, che ha sostenuto fino alla fine i rossazzurri, ma anche di Lucarelli, che ha disegnato una squadra bilanciata e l'ha saputa cambiare in corsa quando l'Andria non lasciava spazi. E poi, ovviamente, dei giocatori in campo, sempre più calati nel ruolo che dovranno svolgere. Ci sarà da soffrire, sempre, perché di squadre come l'Andria, 11 dietro la linea della palla e gioco d'attesa sperando in un contropiede, il Catania ne incontrerà ancora tante. Ma con pazienza e determinazione anche queste gare si possono vincere. Al Catania di ieri è servito anche un pizzico di fortuna, in verità. La traversa colpita da Minicucci con la deviazione decisiva di Aia è uno di quei segnali propizi che per una squadra ambiziosa non possono che essere confortanti. L'ingenuità della difesa dell'Andria e la furbizia di Ripa, che è andata a conquistarsi il giusto penalty, hanno fatto il resto. Lodi, dal dischetto, ha firmato questo terzo successo di fila, meno roboante di quelli con Lecce e Francavilla, ma forse anche più importante perché è arrivato in modo molto diverso. Questa squadra ha delle grandi qualità tecniche, morali e umane, perché chi entra può risolvere la partita in qualsiasi modo. Perché come obiettivo noi abbiamo messo in primo piano il Catania, non il singolo giocatore, perché noi rappresentiamo una grande città. I più vecchi nello spogliatoio facciamo capire che giocare qui è diverso, vincere qui è molto diverso dalle altre piazze e questo può essere gratificante. Per rimanere anche nella storia della città, della società, che vince un campionato qui è molto importante. Noi abbiamo un obiettivo, bisogna essere lì fino alla fine e bisogna continuare così perché uno stadio così l'ho visto l'ultima volta in Serie A, quando le cose andavano bene. Il Catania ha vinto davvero da grande squadra, contro un avversario chiuso a riccio, come tanti ce ne saranno in questo campionato. Ma ha vinto da grande squadra di Serie C, quelle grandi che hanno grinta e carattere, non solo qualità e pazienza. Insomma, al di là del successo, anche stavolta ci sono moltissimi segnali confortanti in prospettiva, compreso quello arrivato dal comune dopo la polemica sollevata in mattinata dalla dirigenza sulla questione dello stadio. Il sindaco Bianco è intervenuto in prima persona per far aprire le porte del Massimino al Catania. A questo punto sarebbe opportuno affrontare anche la questione della convenzione.